Fantacalcio, amici. Vorrei mettere in sottofondo la musica dello Jettatore. Terzo video dove parlo di fantacalcio. Ragazzi, ho perso ogni speranza. In tre partite ho perso ogni speranza. O mi sta portando sfiga questa cosa. Non li devo più fare sti video. Buongiorno a tutti, amici. 19ª giornata del Fantacalcio. Questa è la mia faccia di oggi. Disperato, disperato. Non mi segna più nessuno, neanche, neanche a fare così con le mani in porta. Non mi segna più nessuno. Ho riaperto il secondo posto. Era un campionato, un Fantacalcio quasi praticamente chiuso. Per il primo posto, per il primo ho perso contro la terza, quella che mi aveva battuto nel primo video. E si portano a meno 9. Però capite bene che il primo posto, secondo me, è bello che è andato. Io, ragazzi, come si dice, in questi tre video che ho fatto, vabbè, questa non ve la spoilerò, però un pareggio 71 e mezzo settimana scorsa e una sconfitta dove ho fatto 58 e mezzo. Mai fatto un risultato così merda. Mi vado a elencare prima la mia sto giro perché uno scempio vero e proprio. Mi presento con Onana, come vedete il Ras è la mia bestia nera, sì, è la mia bestia nera da sempre, è il terzo quarto fantacalcio che ci faccio insieme, sempre è stata la mia bestia nera, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Comunque, giocavo con Onana, non ha giocato, mi entra Di Gregorio che ha fatto una bella prestazione, ha preso il gol, ha preso 7, meno 1, 6. Schurs, ieri sera mi prende 6. Giochiamo senza modificatore, questa è una cosa che non avevo mai detto. Oliveira 6 e mezzo. Prestazione buona. Mele, che mi ha rotto il cazzo. 5 e mezzo meno la munizione 5. Cambiaso, 5 e mezzo. Ederson, 5 e mezzo. Felipe Anderson, 6 e mezzo. Le dico tutte così perché non c'è un bonus. L'unica cosa che ho fatto è stato il malus di Di Gregorio. Malus, di bonus neanche uno. E la munizione di Mele. Felipe Anderson, 6 e mezzo. Vlasic non ce l'avevo e mi entra Churria, 6 e mezzo. Beto, 5 e mezzo. Jovic, 5 e mezzo. Giroud, 6. Sapete quanto ho fatto? Non so se si vede. 64 e mezzo. Non faccio più un gol. Ma neanche con le mani. Neanche con le mani. Certo, poi guardo questo qui. Mi viene proprio da bestemmiare, proprio da prendere, veramente tirare le testate contro l'armadio, me lo voglio tirare. Provedel, questo non. Ho sentito oggi alla radio, ho sentito che sta facendo il record di clean sheet della Lazio. Record europeo, forse è solo Ter Stegen meglio di lui. Provedel, 6 più 1, 7. Lazzari non gli entra, non gli ha giocato, gli entra Kyriakopoulos, 6. Di Marco. 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. Posch, 6 e mezzo. Bonaventura, 6 e mezzo. Strefezza. Strefezza, ma questo che giocatore sta diventando? Strefezza, ragazzi, strefezza. 6 e mezzo. Lecce va a vincere in casa dell'Atalanta. 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. Lazovic e Samardzic, tutti e due 6. Non mi viene voglia neanche di dirlo, sto nome. Voi pensate a un attaccante che non segnava da tanto in campionato? E che ha fatto doppietta questa domenica. Esatto. Ciro Immobile. Ciro Immobile. 7 più 6. No. 7 e mezzo più 6, 13 e mezzo. Mamma mia. E già qui l'ho perso. L'avevo già perso con i due assist e l'imbattibilità di Provedel. Ma adesso vi faccio vedere quanto l'ho perso. Questo qua era penultimo. Sanabria. Sanabria gli ha segnato Sanabria. Gli ha segnato Sanabria. 7 più 3, meno la munizione 9 e mezzo e De Frel 5 e mezzo, ragazzi. Perdo 64 e mezzo a 81 e mezzo. Questo ha fatto 17 punti più di me. E io mi chiedo, molti di voi si chiedono, ma come cazzo hai fatto ad essere secondo fino a oggi? Non c'ho più un attaccante. Un attaccante che se Giroud la scorsa partita mi ha segnato e ho fatto 71 e mezzo. L'unico che mi ha fatto un gol. Oh, raga, Jovic in Conference League è il capocannoniere. È un capocannoniere con 7 partite e 6 gol. In campionato non segna da prima della sosta.
Non, e Beto ormai è diventato un sacco pieno di merda, è diventato. E ogni volta che becco qualcuno con... Cioè, ragazzi, mi segna anche Sanabria, però. Mi segna contro anche Sanabria, voglio dire. Cioè. In più c'ho Milik rotto. Arnautovic, che adesso ho sentito che sarà fuori altre 2 settimane. Per fortuna si è fatto male Abraham. Alla prossima sarò costretto a schierare Belotti. Cioè, veramente, sto fantacalcio qua. Era iniziato bene. Ma io ho già un brutto presentimento. E mancano tantissime partite, ma ho già un bruttissimo presentimento di come finirà. Cioè, ho fatto tre video su sto fantacalcio di merda. Tre video, questo è il terzo video. 2 sconfitte dove non ho fatto neanche un gol. La prima 58,5 e la partita scorsa ho pareggiato 71,5, ragazzi. Cioè, se scopro che questa è una cosa che mi porta sfiga, ve lo giuro, non faccio più video sul fantacalcio. No. Ma va, oh, ma c'è proprio roba da pazzi. Incredibile, quello che è successo, quello che sta succedendo a questo fantacalcio è incredibile. E adesso ce li ho tutti attaccati al culo e bastano altre 2 partite che sbaglio e mi ritrovo, non lo so, 6º, 7º. Fantacalcio, ve l'ho detto, porta via proprio delle volte salute. Proprio salute, perché ogni 2 secondi sono sempre sull'applicazione a vedere se cambiano voti. Ma un conto c'è enfasi, ti segni un giocatore e dici, minchia, ci posso sperare. Niente, un cazzo. Le ultime 3 partite sto schierando la formazione solo perché devo schierare la formazione, ma sono tutti decimati, tutti. Cioè tutti, e uno si fa male, un altro l'ha ricaduta. Felipe Anderson e Vlasic, che erano i migliori centrocampisti che si potevano comprare forse all'asta, a parte i vari Paraschelli, a Barella, quelli un po' più, diciamo, più celebri, fantacalcisticamente parlando. Oh, non fanno più un assist, neanche se io prendo gli dico, toh, ti pago. Non li fanno più. Sono rovinato. Fatemi sapere voi quello che cazzo fate sotto fantacalcio. Spero che non ci vuole tanto, ma le ultime 3 giornate spero abbiate fatto meglio di me, altrimenti siete veramente messi male. Fatemelo sapere qui sotto, ragazzi. Continuo a ricordarvi di iscrivervi al canale mio, canale di Dome Bet, Capoccia Rossonera. Domani saremo in live. Chiudo qua che è meglio, guarda. Ciao a tutti.